Siamo qui con il presidente Matozzo per parlare di quest'ultima partita di pool promozione a due tra Volley Soverato e Volley Ermea Olbia. Sì, abbiamo fatto una gran bellissima partita, soprattutto abbiamo dimostrato ancora una volta la serietà di questa società che fino alla fine ha lottato per vincere, l'ha dimostrato nei fatti, abbiamo fatto un campionato strepitoso, ci siamo salvati con un grandissimo anticipo e abbiamo concluso per il tredicesimo anno consecutivo di serie a 2 e il prossimo anno dovremmo fare il 14esimo, ammesso che il presidente non muoia prima. No, okay. Assolutamente no, noi penso a nome di tutti vogliamo ringraziare per questa annata che ci ha fatto vivere da tifosi, da spettatori, da amanti dello sport, non possiamo dire che grazie presidente Matozzo. No, non dovete dirmi grazie, perché quello che faccio lo faccio nell'interesse della collettività, è un mio preciso dovere nel momento in cui accetto di fare il presidente di farlo fino in fondo. È chiaro che non tutte le ciambelle nascono con buco, stasera abbiamo dimostrato di essere una squadra solida con tutti gli elementi validi e alla fine le ragazze che hanno pianto testimoniano di quanto ci tengono a rimanere a Soverato. Viva Soverato, viva la pallavolo, viva lo sport sano, anche se stavane abbiamo dovuto ricordare un triste avvenimento che ci ha commosso e ci ha drammatizzato un po' tutti. Il coach Luca Chiappini per parlare di una bella partita in cui ha vinto soprattutto lo sport. Sì, io credo che noi abbiamo onorato il campionato nel modo migliore, non abbiamo mai tirato i remi in barca nonostante avessimo raggiunto il risultato che ci avevamo proposti all'inizio della stagione, quindi sono contento. Oggi abbiamo disputato una signora partita contro Volley Ermea Olbia, Soverato ha dimostrato di essere una forza importante per tutto il campionato di regular season e anche perché no, anche in pool promozione ha giocato molto bene tantissime partite. Beh, io credo che le migliori gare le abbiamo disputate durante il pool promozione e avevamo degli avversari importanti, questo è vero, però insomma, abbiamo giocato alla pari con compagini ben più attrezzate, diciamo. Quindi io sono molto molto soddisfatto della stagione, molto molto soddisfatto. C'è stata una crescita costante nella qualità del gioco di tutte le ragazze, quindi sono soddisfatto. Come allenatore io di più non posso chiedere. Infatti noi penso a nome di tutti non possiamo che ringraziarla per questa splendida stagione, un'annata importante, quindi ancora grazie. Quindi nel complesso com'è andata, anche se già abbiamo detto? Sì, no, ripeto, un gruppo molto giovane, all'inizio forse qualcuno ci ha sottovalutato, però col lavoro siamo riusciti a inquadrare quelle che erano le nostre potenzialità e le abbiamo sviluppate credo al massimo, quindi ripeto, sono soddisfatto. Siamo qui con il coach Guadalupi, com'è andata? Bah, per noi è abbastanza male questa sera, a parte il discorso del risultato, credo che proprio non abbiamo trovato veramente nulla del nostro gioco. E faccio intanto i complimenti a Soverato che da un punto di vista proprio dell'organizzazione muro difesa è stata molto più ordinata, presente, ha letto molto meglio le situazioni e soprattutto nella gestione dell'attacco. E noi abbiamo cominciato subito commettendo tanti errori, credo che abbiamo fatto quasi 20 errori di squadra e proprio non trovavamo nulla del nostro gioco, quindi è stata una serata difficile dove forse la cosa che dispiace di più nell'ultima gara di campionato non aver avuto quella spinta di lottare un po' contro la difficoltà. Non è un bel congedo da questo punto di vista, ma forse si è evidenziata qualche crepa che ci ha accompagnato durante tutta la stagione. Cosa ne pensi di questa squadra, di questo anno? Com'è andata? Ma noi siamo soddisfatti prima di tutto perché il nostro campionato l'abbiamo vinto, il nostro obiettivo era quello di centrare la pool promozione e la salvezza diretta, l'abbiamo fatto in un girone secondo me molto complicato, con un posto in meno rispetto all'anno scorso per l'accesso alla pool, quindi noi il nostro campionato l'abbiamo vinto più di un mese fa. Poi dopo
questa pool è stata un po' strana perché non c'era molto in palio da un punto di vista agonistico, da un punto di vista di classifica, e quindi ripeto, forse ha mostrato un pochino le nostre crepe, non dal punto di vista del gioco ma proprio dal punto di vista della personalità, forse mancando quella spinta agonistica abbiamo avuto un po' meno voglia di lottare. E poi non per ultimo, anzi colgo anche l'occasione di salutare il nostro posto titolare Charlotte Schirò, che purtroppo è più di un mese che non fa parte tecnicamente almeno della squadra, e che chiaramente ci ha tolto sicuramente delle risorse. Quindi niente, soddisfatti per il risultato sicuramente, chiaro che uno ricorda più la parte finale, ma non dobbiamo farlo perché abbiamo anche in questa pool dato delle ottime prestazioni, sì. Abbiamo dato filo da torcere a Roma, a detta loro è stata una delle partite più faticose per loro, però voglio dire, ci siamo tolti delle soddisfazioni. Mi aspettavo di vederci un po' più sciolti, ma è vero che qui han fatto fatica in tanti, quindi diciamo che andiamo nel calderone di chi ha fatto fatica a giocare a Soverato. Con Linda Giugovaz, la fantastica grande Sean. Oggi entrambe hanno giocato una partita eccezionale, quindi partiamo proprio da qui. Com'è andata oggi? Oggi è andata molto bene, abbiamo vinto 3-0, è stato tutto molto intenso, diciamo, perché comunque l'ultima è sempre un po' più complicata da affrontare, perché poi eravamo in casa, volevamo finirla al meglio. Sono molto contenta di com'è andata, abbiamo giocato bene, sono molto contenta. What do you think about this match? Com'è andato questa com'è andata questa partita? Bellissima, emozionale, molto divertente con la squadra, la ultima partita. Sì. Grande Sean. Ancora Linda, ti volevo chiedere com'è andato invece l'anno, cosa ne pensi, com'è andato questo campionato? È stato un anno impegnativo su molti punti di vista, ma come un po' tutti alla fine. Però sono molto contenta di quello che abbiamo raggiunto, anche perché nessuno credeva in noi, soprattutto all'inizio del campionato. E abbiamo fatto un buon campionato con alti e bassi, ma come normale che sia con una squadra giovane. E niente, questo. A Soverato sono stata bene, molto bene. E quindi, Sean, what do you think about this year? Cosa pensi di quest'anno? Com'è andata? La squadra è bellissima, è molto amiche per Vida? Oh sì, yeah. Sì? Solo questo. Grazie Sean, un gran gruppo. Probabilmente il mantra dell'anno, giochiamo, noi vediamo quello che succede. È andato bene, ha funzionato, dai, siamo contenti. Grazie mille. Grazie mille. Il capitano, la capitana Alex di turno, che ha giocato davvero bene, centrale anche di Soverato, Sara Taglie. Com'è andata questa partita che probabilmente dava tanti pensieri del bene e del male, insomma tante preoccupazioni, tante gioie, com'è andata, come l'hai vissuta? Innanzitutto ciao a tutti, è bello sempre tornare in un posto dove si è stati bene, speravamo in una partita magari con un risultato diverso, chiaramente il nostro percorso in pool promozione è stato un po' complicato, non è arrivata neanche una vittoria, speravamo di concludere qua insomma con il botto, però sapevamo che era difficile giocare in questo campo. È stata una partita con tanti scambi molto belli, accesi, tanti punti, comunque noi da fuori posso dire che hai giocato molto bene. Vi ringrazio. Sì, è stata una bella partita, alternata però a sempre i nostri momenti di blackout che possiamo dire ci hanno contraddistinto per tutta la stagione. Quindi insomma, complimenti a Soverato perché è una buona squadra e ha difeso molto bene. E a proposito della stagione, com'è andato quest'anno? È stato un cammino difficile, un girone altrettanto difficile, però possiamo dire che ci siamo difese bene, abbiamo conquistato all'ultima giornata la pool promozione, è stato emozionante e dall'altra parte anche soddisfacente, e dai, alla fine è andata bene così.